Oggi diventeremo dei guidatori. Ma avete presente? Cioè, tipo, avete mai provato a guidare malissimo in modo che la gente vi odiasse nel traffico? Oggi proveremo su GTA ad essere dei guidatori veramente stupidi e veramente, beh, come dire, veramente buddy. Perché in realtà abbiamo preso una macchina super, iper, mega veloce che praticamente non so guidare. Ma guardate, ragazzi, quando iniziamo a guidare, a quanto pare la gente schizza. Oh mio Dio, cominciamo già male. Mi hai già rovinato la macchina, mannaggia. Vabbè, il nostro compito di oggi, ragazzi, è farci un bellissimo giro nella nostra bella, carissima, ma che cavolo, tornado di macchine! Penso che il tipo lì in fondo non stia molto bene. Vabbè, comunque stavo dicendo, dobbiamo farci un tranquillo giretto per la nostra bellissima città di Los Santos e cercare di morire ovviamente il minore delle volte possibile. Cavolo, fermi. Fermi tutti. Lui non ha allora, lo so che siete di fretta. Sono di fretta anch'io. Infatti voglio guidare super, iper, mega veloce e passare qui senza morire. Oh mio Dio, ce l'ho fatta. Ma volevo dire, cioè, nel senso, potrei. È volato qualcuno fuori. Ok, vabbè. Tu adesso mi devi dire perché mi sei venuto addosso. Guarda te, io non ho parole. Permesso, non so come ho fatto a passare qui. Oh mio Dio, ragazzi. No, 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 voglio troppo andare in auto. Quel furgone non... Oh cacchio. Amico, ti sei salvato per poco, ti sei salvato, Allora, dove si prende l'autostrada? In teoria si prende da qui, quindi dobbiamo farci questo piccolo girettino e dobbiamo andare in autostrada. Cioè, io comunque un camion della spazzatura che vada veloce quanto una macchina alla corsa non l'ho mai visto. Poi ditemi voi nei commenti se avete già visto un camion della spazzatura che va a questa velocità. Allora, vabbè, qua le macchine volano. Insomma, diciamo che il traffico qui è un po', non so come dire, un po' troppo, poco... Sì, ma che cavolo è diventato Harry Potter di colpo? Vabbè, allora, siamo in autostrada, ce la possiamo fare, ragazzi. Proviamoci. Intanto io, vabbè, io non ho parole. Si vedono macchine che volano, gente che decolla, macchine che cosa cavolo stanno... Io voglio... Vorrei solo guidare un attimino in autostrada. Guardi, non... io non... mi sento tipo potente in questo momento, che tipo tutte le macchine si schiantano e io riuscivo ad andare avanti, come l'ho detto. Non ce l'abbiamo fatta. Vabbè, per me salve, ma sì, ma... È facile comunque, devo dire, guidare qui. Cioè, nel senso, mi sembra una tipica giornata di traffico a Milano, no? Cioè, nel senso, quando uno gira a Milano in macchina, bene o male si deve aspettare. Oh, cavolo, c'era un tipo! Mamma mia, cosa ho schivato. Io comunque devo dire che la gente qui non sa proprio guidare. Cioè, c'è proprio questo... non so che di... perché c'era un tipo in contromano? Comunque, ragazzi, ovviamente se la macchina esplode, beh, abbiamo perso. Possiamo cambiare macchina, però. Sì, possiamo decisamente cambiare macchina. Perché voglio aumentare un attimo il rischio, ragazzi. Tra un po' ci sarà uno scambio qui e andremo, sì, proprio quello che immaginate. Nell'altra corsia. No, ok, non è durata molto questa cosa. Ci siamo, ce la possiamo fare. Possiamo andare dritti, possiamo vincere il traffico. Super mega iper traffica. Devo dire che la nostra macchina comunque non si è rotta quasi per niente. Cioè, mi sento un po' ancora troppo al sicuro qua dentro. Vi levate o no? Mamma mia. Ma dice gente? Salve. Ah no, è spazzatura. Allora, continuiamo. Andiamo, ragazzi. È il momento dell'autostrada. È il momento dell'autostrada in contromano. Perché giustamente... Oh, cacchio. Oh, ma perché ho preso fuoco? Perché ho preso fuoco? Vai giù da questa macchina. Ok. Potremmo aver perso. Potremmo aver perso, ma potremmo anche aver vinto. Perché il perdere, in realtà, è una concezione di vincita, ragazzi. Perché se tu perdi, diventi un vincitore. Victory. Allora, in realtà qui ci dà lo spawner dei veicoli, ci dice che macchina scegliere. Le mod aiutano sempre, ragazzi, lo sapete. Abbiamo un bel po' di macchine molto belline. Proviamo tipo a spawnare questa che mi piace un po'. Ma non gli devi tirare i pugni, devi solo... Oh, allora! Non voleva farlo. Allora, questa mi piace un botto. Le muscle car in teoria dovrebbero resistere un po' di più, no? Non sono macchine tipo super mega iper resistenti, le muscle car. Cioè, se no non le avrebbero chiamate muscle car, giustamente. Io ho questo traffico. Vorrei andare tipo in un McDrive. Cioè, voglio andare in un McDrive. Però tipo sono a Los Santos ed è una tipica giornata di traffico normale, quanto pare. Che cavolo! Allora!
Oh mio Dio, oh mio Dio. Forse sì, forse dovrei spawnare un carro armato. Potrebbe essere questa la cosa che potrebbe aiutarmi. Intanto noi stiamo andando tranquilli, non succede... sì, beh, forse l'ho toccato dentro un po' troppo e avrei dovuto cambiare un attimo la cosa. Vabbè, non è un problema, signori, salve. Adesso vi faccio il tour turistico di Los Santos, dove potete vedere che non sta assolutamente succedendo nulla, né davanti né di dietro. Allora, va bene così, cioè nel senso, la gente è veramente... siete proprio indisciplinati. Allora, ma basta prendere fuoco ai veicoli. Vabbè. Ma io voglio capire una cosa. Lì c'è proprio un taxi. Vediamo se riesco a chiamarlo. Fatemi chiamare un taxi. Voglio vedere se la roba succede anche con i taxi. Ok, abbiamo chiamato il nostro caro amico taxi. Buongiorno. Bene, intanto mi sembra che non ci sia nulla di strano, no? Intorno a me non ci sono assolutamente macchine. Ciao. Mi ha fatto spaventare, mannaggia a te. Salve. Salve. Posso continuare? Dov'è il taxi? Ah, ecco. Salve, buongiorno. Ma Marci, come si sale sui taxi? Fanten. Ah, ma non è questo il taxi, era questo. Allora, ci siamo. Buongiorno. Voglio tipo spendere 1000 euro di taxi. Voglio andare... Dov'è che si può spegnere? Hangar... Cinema, freccette, scuola di volo. Vabbè, dai, andiamo lì. Allora, metti fretta, perché in teoria è come se stessi guidando io, no? No, non è vero. Quindi se accelera non succede niente. Vabbè, dai, almeno abbiamo trovato il modo. No, in realtà succede lo stesso. Ok, però noi ci affidiamo al signor taxi. Vai, passa col rosso, non te ne deve fregare. Vai così, bravo, che sta schivando tutto. Mamma mia, come si vola. Raga, il taxi è il mezzo più sicuro per guidare a Los Santos in questi casi. Guardate, sta schivando tranquillo. Ma tutto bene, è tutto a posto. Ma bene così, ma l'uragano di macchine a lui non fa nulla. Raga, sta schivando tutto. No, però il tipo non lo dovevi investire. Muoviti a portarmi a questa scuola di volo. Ce la possiamo fare, ok? Vai, bravo. Ma perché questa moto ha cominciato a prendere fuoco? Allora, veloce. Andiamo al triathlon. Vai, veloce, muoviti, corri. Oh, che bella giornata. Ma allora, io vorrei capire perché la gente si butta giù dalle macchine mentre fa le cose. Signor taxista, lei è veramente una brava persona. Cioè, lei è veramente bravo. Lo faccia passare? Non lo fa passare, ok? Allora, noi dobbiamo arrivare al triathlon grazie al signor taxi. Io non ho capito in che destinazione ho detto di andare. Probabilmente tipo qui o una roba del genere. Non lo so, va bene, noi le facciamo andare. Ma io però vorrei capire anche che strade stia facendo. Cioè, adesso lo guido io. Allora, io scendo qua. Non mi interessa arrivare, voglio provare con la moto. Signor taxi, posso riavere i miei soldi? Secondo... Vabbè, non mi vuole ridare i soldi. Io ho il taxi, cioè, insomma. Ma... Ok, perfetto, abbiamo risolto. E possiamo arrivare in Arreomi. Io perché parlo? Io voglio capire perché ogni tanto parlo. Perché dico cose. Ok, l'abbiamo fatto. Abbiamo spawnato un mezzo che potrebbe resistere a tutto. Come si sparava? Non mi ricordo neanche... Ah, così, salve... Oh, cavolo, non volevo ucciderti. Però questo mezzo in teoria dovrebbe resistere a tutto e... La gente mi deve lasciare stare però, ok. Lasciatemi stare perché io sto cercando di guidare col mio carro armatino. Tutto bello tranquillo per andare nella mia bellissima città di Los Santos. Che a quanto pare vado troppo piano, per cui il traffico non diventa cattivo. Quindi ce la stiamo facendo, salve, evviva! Però, così è troppo facile... Mi sa che cambiamo carro armato. Ma nel treno marci c'è scritto loco. Io stavo provando a spawnare qualcosa di veramente stupido e grosso. Vabbè, facciamo così. Spawniamo un bel carro armato militare. Ok, pagina 2. Lui è il carro armato perfetto. Sì, decisamente è quello che ci serve per andare dove ci serve andare e chiudere finalmente il tutto, cioè qui, qua. Noi dobbiamo arrivare qua. Oh, finalmente un carro armato decente che sa cosa vuol dire essere veloci e anche cosa vuol dire sparare i colpi da vero e proprio carro armato per arrivare alla fine di dove ci serve. Sì, decisamente. Beh, bello! Non succede nulla di strano, ho sbagliato tasto. Stavo dicendo, se non facessimo questo. Ok, forse dovrei avere un po' esagerato, perché qui intanto cambiamo anche la velocità massima, cioè perché deve andare a 10.000 all'ora, no, questo carro armato. Voglio vedere se riesco a far crashare il gioco, se...
Così potenzialmente crasha tutto. Vediamo. Accelera. Ci sei? Cioè le ruote girano talmente velocemente che non è fermo. Tu sei la macchina perfetta. Tu sei quello che voglio nella mia vita. Vai! Via! Dovresti accelerare. Dovresti andare veloce. Ok, ora funziona. È andato talmente veloce che gli sono già esplose le ruote ancora prima di partire. Perché dobbiamo prendere velocità e dobbiamo andare ancora più veloci perché non riesco più a controllare la macchina. Non riesco più... Ah, non con... Vabbè, abbiamo risolto il problema. Comunque è troppo ignorante il fatto che io parta e le ruote esplodano. Ma siamo vicini alla nostra meta. Ce la possiamo fare. Ci siamo. A 200.000 all'ora. Ci siamo schiantati. Beh, che dire. Guidare allo Santos è veramente...